stiamo sistemando anche la telecamera, certo, per qualsiasi cosa, visto che i video su Facebook non si sa mai che rimangano o meno, allora stiamo videofilmando. Adesso vedrete anche Orazio Ferniani qui che è con me. Vieni che ti abbraccio tutto. Non mi contaminare, non mi contagiare. Allora, siamo andati a fare la denuncia, però purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico non legato a quello che stiamo facendo noi rispetto a questa denuncia, è l'ennesima, perché oltretutto noi l'avevamo fatta già una nel 2019, cioè l'altro anno. No, ne denuncia... abbiamo fatte due. Ah, due, scusa. Una sul 5G. Contro il 5G e una contro il coronavirus, e oggi ne ripresentiamo. No, no. Io parlavo del 5G, la seconda, del 2019, tutto giusto, e adesso purtroppo non ci hanno potuto accettare l'incaserma perché, come vi dicevo, può mancare a volte il sottufficiale, e se non c'è almeno un sottufficiale della caserma dei carabinieri che accetti la denuncia, non è possibile farlo. Adesso parleremo un pochino, così parleremo verso di là, che abbiamo la direzione della telecamera che ci sta riprendendo, che abbiamo montato sul treppiede, quindi vi prego soltanto di seguire quello che diremo, grazie. Prego, grazie, inizia tu. Beh, diciamo che questa querela contro l'installazione del 5G è in realtà una integrazione che, esatto, riprende, diciamo, il tema che avevamo messo a fuoco appunto a giugno dell'anno scorso, non appena abbiamo avuto informazione della intenzionalità perversa di mettere in atto questo progetto criminale di stragista verso la popolazione, che addirittura è inconsapevole di quello che succede, e abbiamo poi seguito l'iter di come si è evoluta la questione, e ci siamo resi conto che era necessario andare a riprendere e a rinnovellare. Scusa un secondo, mi raccomando, condividete con tante persone, ma condividete anche dopo, perché questa è un'altra denuncia molto importante. La metteremo naturalmente nel blog della Resistenza e Resilienza Italiana, quindi chi non l'avesse poi chiamerà i numeri di sovrimpressione che metterò sopra al, come commenti, come dati del post sopra alla registrazione adesso video, e quindi mi raccomando, chiamate quei numeri là, oppure scrivete soprattutto WhatsApp a quei numeri lì, e voi avrete tutta la possibilità di entrare nel blog, che è un link. Dopo che siete entrati nel blog, là avrete tutte le informazioni, e metteremo anche questa denuncia. Grazie, continuiamo. Quindi questa denuncia è contro il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro delle Telecomunicazioni l'Ingegner Stefano Patuanelli, il Presidente dell'AGCOM Angelo Marcello Cardani, e poi il direttore generale dell'ARPA Lazio, e poi tutti i parlamentari che hanno votato e approvato la legge 205 del 27 dicembre 2017, il sindaco di Roma, la dottoressa Virginia Raggi, il sindaco di Milano, dottor Giuseppe Sala, e altri 120 sindaci dei comuni interessati a questo tema. Ma noi volevamo appunto far rilevare la perversità di questa ignobile messa in attuazione di questo piano strategico demenziale, che evidentemente non conoscono neppure quelli che l'hanno votato, perché se lo conoscessero dubito molto che farebbero un tipo di realizzazione del genere, che può contaminare e contagiare e distruggere tutta una serie di difese immunitarie e quant'altro, anche dei propri parenti, dei propri figli. Quindi penso che una persona con un minimo di intelligenza, di buon senso, non avrebbe mai dovuto fare. E quindi ricordiamo semplicemente in questa denuncia una cosa importante, perché esistono in Italia oramai 11 autorità che servono per controllare, vigilare, normare, eccetera, tutti i vari aspetti della vita sociale, imprenditoriale e quant'altro. E uno di questi, uno dei più importanti, è l'AGCOM, cioè l'Agenzia per le comunicazioni, che riguardano sia l'aspetto ectoplasmico, per capire, cioè astratto, e sia l'aspetto delle realizzazioni per fare e realizzare le comunicazioni. Quindi, nello specifico, sia il veicolare le informazioni attraverso la comunicazione di informazioni, quindi il controllo anche delle informazioni, che poi vedremo meglio, e soprattutto il controllo delle emissioni nocive che poi adesso quindi
Bisogna andare a sottolineare l'assoluta inequivocabile e ineludibile responsabilità appunto dell'AGCOM, in quanto in base alla legge 31 luglio del 1997 numero 249, che è tuttora vigente al 26 marzo di quest'anno, cioè l'altro ieri e quindi anche oggi sicuramente, che all'articolo 1,3 dice, definisce, virgola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996-675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle Comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche anche attraverso la modificazione di impianti o missili, eccetera. Comma 6A, lettera A, codicillo 1, capoverso 15, dice vigila sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti anche per effetto congiunto, aspetta che mo ci arriviamo che questo è il punto saliente di tutto, il punto congiunto di più emissioni elettromagnetiche non vengono superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni. E precisa ancora, meglio ancora, e lo sottolineo anch'io, il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di impianti con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero della Sanità e con il Ministero delle Comunicazioni, sentito l'Istituto Superiore della Sanità e l'Agenzia Nazionale per le Protezioni, eccetera, eccetera. Quindi questo che sta a dire? Sta a dire che noi abbiamo una banda di delinquenti al governo, supportati da una banda di incompetenti, corrotti e quant'altro, che stanno a livello, diciamo, intermedio delle istituzioni, che dovrebbero salvaguardare la salute, l'igiene mentale, l'igiene fisica e quant'altro dei cittadini, oltre che il benessere economico e anche finanziario e monetario, e invece che cosa fanno? Si inventano questa magia incontrollata e incontrollabile del 5G, che non serve a un cazzo di niente, fra l'altro, no, serve solo ad accelerare la velocità di trasmissione dei dati. Che cazzo, dei dati volete mai trasmettere voi? Ma a qualcun altro serve a qualcos'altro, magari, certo, no? Quindi... Certo, che cazzo vi serve di trasmettere invece che a 100 megabyte andare a 10 o 5 gigabyte? Che cazzo ci dovete fare? Cioè, vi dovete scaricare la Cineteca Nazionale? Già adesso stiamo utilizzando delle frequenze a 3G e 4G che già è stato dimostrato, e ricordo sempre presso l'Istituto Ramazzini di Bologna con la dottoressa Pelpoggi, già ha dichiarato che già il 3G e 4G, cioè anche questo stesso telefono che io sto utilizzando adesso per fare questa diretta Facebook, già fa male alla salute dell'uomo. Okay. Allora iniziamo a porci delle domande, ma che cos'è che sta inquinando l'ambiente? Che cos'è che ci fa stare male? Perché magari le crescite demografiche sono diminuite? Perché sempre più donne o uomini diventano sterili? Allora, tutte queste cose, perché i tumori crescono? Tutte queste domande che noi dovremmo porci ogni giorno, perché riguardano noi, riguardano la nostra vita, riguardano i nostri genitori, i nostri nonni, noi stessi. No, ma soprattutto i figli e i nipoti. E soprattutto chi verrà dopo, devono essere domande che ci invadano, e quelle domande devono avere delle risposte. Allora, se poi andiamo a analizzare che dei tecnici già hanno asserito, e quindi non è che lo sta asserendo un cittadino come voi, lo stanno asserendo in maniera scritta, e quindi noi ci stiamo rifacendo a non solo leggi, ma anche parte di scienziati, medici che hanno già dato una risposta tecnica in merito. Alla risposta che ha dato la ARPA, i funzionari dell'ARPA, in seduta plenaria del Parlamento, in cui è stato detto che appunto a febbraio dell'anno scorso, che non era stato possibile avere una quantità di dati sufficienti per fare delle previsioni, premonizioni, diciamo così. Quindi questo che sta a dire è che stiamo navigando in un mare oscuro, dove tipo con il mar dei Sargassi, che da un momento all'altro affondiamo tutti. Quindi è d'obbligo per uno Stato e per le istituzioni dello Stato andare a investigare su che cazzo devono fare, piuttosto che cosa devono decidere. Vai, basta. Bene, allora a questo punto direi di tagliare qui intanto la diretta Facebook, noi continuiamo invece magari con il filmato nostro. Facciamo un altro così. Sì.
dopo ricollegatevi invece, perché invece vorrei affrontare con voi la tematica che vi ho anticipato prima mentre venivo in macchina qui, e cioè riguarda proprio la denuncia che è stata espressa dall'avvocato Taormina. Allora, ho chiesto venia naturalmente già prima nell'intervento video, dicendovi che non avevo ancora letto la denuncia, leggendola, che era contro i medici e contro naturalmente il mondo medico e contro il mondo politico, mi immaginavo e mi aspettavo che fosse in appoggio alla nostra denuncia. Beh, così non è, ve lo dico già, non è affatto, anzi presuppongo che sia un vero e proprio cavallo di Troia, e ve lo spiegherò. No, è una fake news vera eppure sacrosanta. Sì, no, è proprio per sviare l'attenzione da una denuncia come la nostra, e ho visto che lì ci sono state già 1 milione di condivisioni. Ma attenzione a quello che sta denunciando l'avvocato Taormina, perché in realtà vuole sviare l'attenzione dal fatto che siano i politici responsabili di quello che sta avvenendo. Ma che cosa fa invece? Che andare a contrastare le menzogne raccontate, anzi vuole rafforzare la tesi che gli errori li stanno dando quelli dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi alla fine dice: o devono pagare i politici che hanno dato in ritardo un'emergenza che doveva essere presa anticipatamente, e quindi doveva iniziare addirittura dal 31 gennaio, quando è arrivata già una comunicazione ufficiale dall'Organismo Mondiale della Sanità rispetto a una eventuale emergenza o addirittura epidemia o addirittura pandemia che si stava per scatenare in tutto il pianeta. Quindi ci sono state delle avvisaglie da parte dell'Organismo Mondiale della Sanità. Ma l'Organismo Mondiale della Sanità c'ha la sfera di cristallo, come faceva a sapere che ci sarebbe stato un contagio o ci sarebbe stata un'epidemia che avrebbe spazzato via l'umanità? Allora, per quello vi dico, qui c'è un meccanismo strategico di indurre le cose e portare la notizia, quindi meccanicamente e manipolando le menti, verso una direzione. E che cosa fa questo avvocato Taormina adesso? L'avvocato Taormina inizia a mettere in dubbio che se non sono i politici che hanno sbagliato, a questo punto si sono affidati ai tecnici sbagliati, e quindi di conseguenza chi gli ha consigliato invece in Italia, e parlo dell'Istituto Superiore di Sanità, che io faccio veramente il cappello, perché stanno dando dei dati emesse dall'Istituto Superiore della Sanità, ecco, che sono vere. Queste sono vere, nel senso, invece viene messo in dubbio nella denuncia del giudice Taormina, vengono messe in dubbio proprio le capacità di questo istituto. Quindi a questo punto invito magari i responsabili, che adesso si troveranno con una denuncia contro, perché ve lo dico già, voi responsabili dell'Istituto di Sanità, che state facendo il vostro lavoro, e forse in Italia tra i vari ministeri e tra i vari organi pubblici siete gli unici che state mantenendo la retta via, e quindi state compiendo il vostro dovere in maniera esemplare e a favore soprattutto della collettività e del popolo italiano. Se volete, contattateci, perché noi siamo con voi, il popolo è con le persone che difende il popolo. Ci siamo? Che difendono il popolo. Quindi se voi volete contattarci, vedete questo video, vi arriva all'occhio, chiamatemi. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia, rappresento non solo un'associazione dei Walk of Change come presidente, qui abbiamo Orazio Ferniani che rappresenta invece Alba Mediterranea, insieme collaboriamo con Alba Mediterranea perché anche io sono nell'esecutivo con loro, ma rappresentiamo ormai un nuovo movimento di resistenza, resilienza italiana, e quindi rappresentiamo il popolo. Se volete chiamarci, noi siamo al vostro fianco, ok? Al numero 347-6344-215, oppure 391-142-0055. Bene, io penso di aver concluso. Dopo magari discuterò con voi l'intervento che ha fatto in una televisione web con un conduttore assolutamente di parte, quindi già lo schedo. Iniziamo a schedare chi è dalla parte del sistema e chi è dalla parte del popolo, perché proprio è veramente misero per come si è comportato nei confronti di Taormina, e poi dopo lo sentirete, perché ve lo manderò il link e vi inviterò appunto a commentarlo insieme a me, ma solo per portarvi al ragionamento. Poi nessuno deve dire se è giusto o sbagliato, però voglio che voi ragioniate sempre con la vostra testa, non con quello che dico io o con quello però che dice qualcun altro, sempre con la vostra testa. Noi siamo per la verità. Arrivederci e buona giornata a tutti. Pronto? Pronto? Gioia, giusto? Pronto, mi sente? No, non sono Gioia, ma comunque Gioia è qui con me. Chi è? Ah, ok. Guardi, sono Antonio Tucci, parlo dalla Lombardia. Mm. Mi sono iscritto già al gruppo Telegram. E volevo soprattutto verificare da ragazzo Michael. Pronto, buongiorno, mi scusi, intervengo un attimo io che sto sentendo la telefonata in via voce. Buongiorno, io mi chiamo Andrea Libero Gioia, buongiorno. Sì, lo so,
Sì, allora una cortesia, siccome dobbiamo, stiamo girando qui adesso un filmato molto importante rispetto a questa denuncia, se hai seguito la diretta, insomma, stiamo continuando a filmare con la telecamera. E qualsiasi cosa che riguarda la chat per i dati, parla con i responsabili. Bene, allora facciamo così, chiamami tra un'oretta così ne parliamo ben approfonditamente, va bene? Al 347-6344-215, va bene? Grazie, continuiamo, ciao. Ciao. Allora andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Vai. Aspetta che chiudo pure io, così c'è un altro che se no, per gente si stanca a vedere un filmato di un'ora e mezza. Sì, però non lo sta dando la diretta.